Metà settembre siamo nel panico perché non abbiamo ancora terminato l'orto invernale. Non vi preoccupate. Allora, in questo video vi spiego un attimino quali sono gli ortaggi da scegliere. Parlo di cavoli, ovviamente, cavolfiori e broccoli. La differenza che c'è tra quelli precoci, medio e tardivi. E visto che siamo a metà settembre, vi spiego un attimino come programmo io il mio orto autunnale e ormai invernale, visto che sono leggermente in ritardo, ma questo penso che capiti a molti, poi dipende anche dalla zona in cui si abita. Ovviamente io sono in centro Italia e ci sono alcuni aspetti da tener conto per programmare correttamente l'orto invernale, perché se si sbaglia non si raccoglie nulla. Ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora, orto invernale a questo punto, perché l'autunnale ci dovevamo sbrigare un po' prima. In linea di principio parliamo di cavoli, cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles, eccoli qua, piccolini. Questi sono un po' troppo piccoli, ma ci proviamo lo stesso, insomma. Se guardate, io sto usando tutti gli ortaggi di orto mio, non perché sono sponsorizzato, purtroppo, ma perché semplicemente nella mia zona trovo solo questi e la qualità è veramente elevata, anche se hanno aumentato i prezzi quest'anno, rispetto allo scorso anno. Comunque, chiuso questo discorso, vi spiego un attimino cosa c'è scritto qui nell'etichetta e da qui possiamo partire quando facciamo la scelta al vivaio. Allora, abbiamo il tipo di cultivare, abbiamo la Bruxelles, cavoletti di Bruxelles, F1 sta per ibrido. Cosa vuol dire? Che se noi salviamo i semi, l'anno dopo proviamo a seminarli, non è detto che ci venga fuori la stessa pianta con le stesse caratteristiche, perché ci sono degli incroci tali che diventano ibridi le piante. Hanno una resa maggiore, ma è questo lo scotto da pagare. Se non vogliamo F1, partiamo noi dai semi, e come faccio io in estate, salvo pomodori, zucchine, melanzane, parto da non F1, dai biologici, e me li porto avanti, ma questo non è il caso. F1, sappiate che sono ibridi. Ci sono poi le istruzioni, distanza minima 40x50, concimare generosamente, e poi se volete c'è il codice QR code, voi lo inquadrate col cellulare e vi porta un link dove c'è tutta la scheda su come coltivarli. Ho fatto molto bene. Fatto sta che a noi il dato che interessa è questo, 90 giorni. Ve ne prendo un altro. Questo è un broccolo, loro chiamano tardivo, in realtà è un medio, è un 75 giorni. A cosa si riferiscono questi numeri? Allora, dovete sapere che, vedete, due broccoli simili ma con giorni diversi, 60 giorni, 75 giorni. Questi sono i giorni che occorrono alla pianta per produrre il frutto e per raccogliere. Quindi al momento della messa a dimora, noi dopo 60 giorni, se va tutto bene, raccogliamo il frutto. Questo è importante da sapere perché ne esistono anche di altre varietà. Il 90 giorni, questo in questo caso è un cavolfiore, e in questo caso, vedete, 100 giorni. Allora, se dobbiamo programmare un orto familiare, io parlo solo di orti familiari quando faccio i miei video, noi dobbiamo capire un attimino cosa seminare e cosa trapiantare, però dobbiamo farlo in base alla nostra zona climatica. Adesso vi spiego. Nella mia zona a gennaio vado sotto zero. I broccoli resistono fino a 0 gradi circa per un po', non a lungo, e comunque non crescono più a quel punto. Quindi io devo arrivare a gennaio con la raccolta dei broccoli fatta già tra novembre e dicembre. Questo ovviamente al netto di gelate improvvise, su questo non ci possiamo fare nulla. Quindi siamo a metà settembre, io metto a dimora adesso il broccolo rifiorente 60 giorni, e dopo vi spiego perché rifiorente. Cosa vuol dire? Da metà settembre io a metà novembre, se va tutto bene, fine novembre, questo lo posso raccogliere, e questo è il conto che io devo fare per programmarmi la scalabilità dell'orto. Se vogliamo fare una cosa ancora più efficiente, ogni settimana trapiantiamo 5, 6, 7 piantine, così che noi poi abbiamo veramente broccoli a scalare pronti settimana per settimana. Ovviamente non tutti matureranno, magari qualcuno si ammala, qualcuno viene mangiato dalla cavolaia, qualcun altro invece verrà fuori bellissimo, ma in linea di massima, con un piccolo surplus rispetto alle nostre esigenze, riusciamo ad avere la programmazione per tutto l'inverno. Quindi 60 giorni, 75 e 90. Io sono arrivato fino a 100. Questo vuol dire che sono circa 3 mesi. Arriviamo per me a metà dicembre. Facciamo anche fine dicembre, inizio gennaio. Se l'inverno sarà mite, allora io raccoglierò anche in quel periodo lì. Se l'inverno invece sarà gelido, ecco, magari se mi arrivano le gelate già a dicembre, io quelli tardivi, dai 100 giorni in su, non difficilmente li raccoglierò. Cos'altro mettere adesso a terra oltre i cavoli con la programmazione che vi ho detto? Bietola. Anche in questo caso, vedete, non ci sono i giorni, perché questa viene su molto velocemente, questa è nel giro di 20-30 giorni è pronta per essere raccolta e va a scalare, quindi questa, se la trattiamo bene, staccando le foglie, lei rigetta per un po'. Ovviamente andiamo avanti a mangiare così. Questa è a costa bianca, 25x40 il sesto di impianto. In caso di piantine doppie, lasciarne una sola. Queste sono le indicazioni utili del produttore
produttore. Questa è una bietola erbetta da taglio. Questa è specifica, una volta che noi la tagliamo, le rigetta. E anche in questo caso abbiamo il sesto di impianto che è 10x30, irrigare frequentemente senza ristagni. Ritorno un attimo al broccolo rifiorente. Dovete sapere che i broccoli a 60 giorni e in parte anche a quelli 75 giorni, ma soprattutto quelli a 60, sono detti rifiorenti perché una volta che abbiamo raccolto la palla centrale, se lasciamo la pianta ancora nella sua dimora e continuiamo a trattarla bene, lei getterà altre teste di broccolo dai lati. L'anno scorso avevo fatto un video, ve l'avevo fatto vedere. Non saranno mai grandi come la testa centrale che abbiamo raccolto per prima, ma sono comunque buoni, sono teneri e si possono mangiare. Del broccolo, volendo, si può mangiare anche il gambo, molti lo fanno, io non ho ancora assaggiato, però è commestibile anche il gambo, va cotto in modo diverso, ma è commestibile. Questa è una delle mie piazzole, dei miei cassoni no dig. Io faccio solo no dig, spiego velocemente per chi magari non mi ha seguito fino adesso. Lavoro soltanto sul compost, nel senso che questo cassone l'ho riempito di compost. Il compost l'ho comprato da una fungaia che lo aveva dismesso ormai 2 anni fa, questo è il secondo inverno. Non uso concimi, non uso fertilizzanti, neanche quelli bio, non uso niente. Il compost è talmente ricco di sostanze organiche e nutrienti per le piante che io metto la piantina e quella viene fuori. Devo solo fare attenzione all'acqua e, come vedete, alle lumache. Ora, e alla cavolaia ovviamente. Ora, per quanto riguarda le foglie mangiucchiate, cavolaia non ne ho, quindi sono sicuramente lumachine che si sono nascoste tra la paglia. C'è da dire che l'attacco è veramente minimo rispetto agli scorsi anni, perché su questa piazzola qui, vi faccio vedere, la scorsa primavera avevo installato per provarlo lo Snilestop, che è un deterrente elettrico a bassissimo voltaggio, non è mortale, per le lumache. Guardate, avevo fatto un video, vi metto qui la copertina, vedete questa barra adesiva con 2 contatti elettrici, ci passa una corrente molto molto leggera attraverso questi 2 elettrodi. Quando la lumaca sale, sente questa scossa e se ne va, non è mortale ovviamente. Questo mi ha permesso di mantenere sotto controllo, almeno su questa aiuola, l'attacco di lumache. Ciò non toglie che comunque posso fare di più, quindi abbiamo tutti i dissuasori naturali, cenere, legna, caffè e quant'altro, che però quando piove, come in questo caso, vedete ha piovuto ieri, non servono a nulla perché si bagnano. L'ultima cosa da poter utilizzare qui è il fosfato ferrico, si chiama Ferramol il prodotto, ma sappiate che quella è l'ultima spiaggia, perché il fosfato ferrico è mortale per loro. La cosa buona è che non è nocivo per gli uccellini, per gli animali domestici, ecco tutto lì. Bene, vado avanti, ho tanto lavoro da fare, ci tenevo soltanto a farvi un breve excursus di quelli che sono i giorni e il calcolo da fare per fare un orto familiare nel vostro podere, in modo tale da poter raccogliere in modo scalare dai 60 ai 100 giorni più o meno. Nel mio caso, come vi dicevo, che a gennaio di solito qui da me gela, i 120 giorni non li prendo nemmeno, siamo a metà settembre, non farei in tempo a farli maturare. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me anche oggi, condividete il video con i vostri amici, se avete un orto provate a fare questa scalabilità, fate attenzione ai giorni che trovate iscritti sopra, vedrete che vi troverete molto molto bene e avrete qualcosa da mangiare tutti i giorni, praticamente di tutti i mesi, fino ad arrivare a gennaio a questo punto. Vi auguro una buona giornata. Ah, ecco, lasciate un like e iscrivetevi al canale, dai, che non costa nulla.